Un pezzo importante del futuro dell'economia italiana passa dalle reti d'impresa e ce n'è a Ferrara, nella splendida cornice di Palazzo Roverella, giovedì 24 maggio 2018, le ha volute presentare alla città. Una festa per CNA che, grazie anche alla realtà aumentata, ha fatto toccare con mano esempi consolidati di reti d'impresa ferraresi. Ma cosa sono? Noi abbiamo diversi tipi di reti d'impresa. L'idea di base è naturalmente il piccolo che si unisce, crea una struttura sufficientemente grande da poter essere competitiva e poter stare sul mercato. Quindi unirsi, creando raccordo, forza economica, capacità di stare sul mercato, capacità di, quindi di farsi promozione, è un elemento strategico. A Ferrara non si può fare sviluppo ognuno per il suo pezzo, lo sviluppo si persegue solamente se tutti insieme tiriamo dalla stessa parte. Noi in 4 anni come Camera di Commercio, circa poco meno, abbiamo finanziato attraverso i bandi 1780 imprese, nessuna di queste imprese ha chiuso, credo che sia un dato eclatante che dice che quando i progetti sono fatti seriamente, quando i bandi vengono studiati, ritagliati addosso alle imprese, poi portano questo tipo di finalità. Oggi nel mondo molto complesso e anche molto grande, internazionale, la piccola media industria italiana, che è la caratteristica, l'ossatura del nostro sistema imprenditoriale, se non diventa di per sé gigante, cosa praticamente impossibile col nostro sistema, però è capace di fare rete. Quindi è l'unico sistema che abbiamo per far passare queste idee e questi progetti ad un livello di competizione che è quello che va molto oltre i confini del nostro territorio. Quali sono le difficoltà nel mettersi insieme? È stata un pochino una scommessa all'inizio, perché gli artigiani di solito sono abituati a lavorare ognuno per conto proprio, chiusi dentro i propri laboratori, difficilmente escono a scambiare idee e informazioni con gli altri. È un mercato di riferimento che è completamente cambiato e quindi le imprese si devono adattare a questo nuovo modello competitivo. Abbiamo fatto una scelta di puntare sulle nuove tecnologie, sul mondo che avanza, e anche nel nostro settore le nuove tecnologie stanno avendo un impatto molto importante. Avete incontrato delle difficoltà nell'istituire una rete di imprese e concretizzandola? Sicuramente le difficoltà sono quelle date dal fatto che gli imprenditori tendenzialmente sono molto individualisti, quindi il convincerli a mettersi insieme, a condividere un progetto e a far capire loro che l'unione fa la forza. CNA in Festa è stata anche un'occasione per scoprire qualche notizia in anteprima che interessa tutti i ferraresi, come l'idea al vaglio di collegare con i bus, oltre che Ferrara, anche i lidi di Comacchio all'aeroporto Marconi di Bologna. Abbiamo dato vita a questo collegamento che ci sta dando delle grandi soddisfazioni, perché era un collegamento che tutti si aspettavano, ma non c'erano i fondi per poter partire, per poter investire. Nel periodo estivo stavamo pensando di fare questo collegamento, di ampliare il collegamento non solo per Ferrara ma anche con la zona dei Lidi. Oppure qualche anticipazione sul prossimo Capodanno in centro a Ferrara, che dovrebbe essere l'ultimo con l'incendio del castello. Ovvio, non voglio bruciare le anticipazioni, ne do solo due. Ci sarà uno spettacolo delle fontane danzanti molto più ricco e veramente dal punto di vista spettacolare, con delle grandi novità rispetto agli ultimi anni, e siccome probabilmente sarà l'ultima versione dell'incendio del castello così come lo conosciamo, diciamo che lì ci sbizzarriremo veramente alla grande. Il merito creditizio nell'esame dei finanziamenti è sempre un tema centrale nel rapporto banca-impresa, da qui l'importanza di utilizzare il servizio che CNA mette a disposizione delle imprese. Martedì 5 giugno alle ore 18, nella sala convegni di CNA in via Caldirolo, si parlerà di contributi a fondo perduto su investimenti produttivi da realizzare attraverso finanziamenti bancari con garanzia di Unifidi Emilia-Romagna. Esistono infatti tante opportunità di ricevere risorse economiche e il convegno è l'appuntamento giusto per essere informati e soprattutto preparati ad usufruire di queste occasioni.